Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di TG Parvense in collaborazione con RTA Videotaro, in questa giornata di sabato 13 maggio 2023. In apertura mandiamo un servizio che era stato programmato per oggi in promozione della manifestazione Artvis, organizzata dall'Avis di Borgotaro, la quale avrebbe dovuto tenersi per l'appunto nella giornata odierna, ma che purtroppo, per via delle condizioni meteorologiche, è stata rimandata a sabato 27 maggio. Nel frattempo però mandiamo comunque in onda la sua presentazione. Sabato 13 maggio, nel piazzale che si trova adiacente ai locali dell'Avis di Borgo Val di Taro in via Stradella 4, si terrà di nuovo l'evento Artvis 2023. Che cos'è Artvis? Artvis è prima di tutto un progetto che si propone di avvicinare la comunità alla donazione del sangue. Ma Artvis è anche una manifestazione di musicisti e artisti della Valtaro. Alle 17 appunto si inaugurerà la mostra dove ci saranno diversi artisti giovani della nostra zona e a seguire ci saranno alcuni momenti musicali accompagnati dal rock, delle radiazioni rock e successivamente da un DJ set di DJ Chroma. Artvis è un evento in cui le persone si divertono facendo del bene e facendo cultura. Per questo siamo grati a Avis e a Maddalena Lusardi per l'organizzazione. L'anno scorso abbiamo raggiunto un ottimo risultato, grazie comunque a tutte le persone che erano intervenute, grazie agli artisti che hanno messo a disposizione le loro capacità. Ma quest'anno ci vogliamo superare. La mostra infatti è stata allargata ad altri artisti sempre della nostra zona e tutti gli artisti, questo è importante dirlo, devolveranno una parte del ricavato all'Avis. Il Comune di Borgotaro che sin dall'anno scorso ha sollecitato ed ha partecipato a questo evento e grazie a questa forte collaborazione è stato organizzato davvero un evento meraviglioso. Un uomo di Busseto è stato truffato online quando ha messo in vendita un set di pneumatici e cerchi su un sito di compravendita tra privati. Un acquirente aveva promesso di pagare immediatamente il prezzo pattuito, ossia 250 euro, tramite una carta prepagata, ma invece ha ingannato il venditore spingendolo a effettuare lui stesso una transazione, che ha trasferito 1.500 euro al truffatore. Il venditore ha denunciato la truffa alla polizia, che utilizzando le informazioni sulle carte prepagate ha rintracciato due uomini di Milano, uno di 50 anni e l'altro di 60, con precedenti per truffe online. I due uomini sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di truffa. E torniamo a parlare dell'incontro svoltosi a Fornovo lunedì 8 maggio, dal titolo Pontremolese, prospettive per un territorio. E questa volta sentiamo le parole del consigliere regionale Matteo Daffadà, che parla dei ritardi sui lavori di riqualificazione delle infrastrutture locali, dimostrandosi però anche fiducioso per il futuro. Stiamo lavorando a livello regionale con la provincia a tutta una serie di infrastrutture viarie, ferroviarie, ciclabili. Quindi credo che sia importante cercare il più possibile di far partire questi cantieri che da anni, forse da troppi anni, nel convegno dell'altro giorno ben organizzato dal presidente del CEPIM a Reggio, in cui sono venuti da tutta Italia rispetto a questo tema, si è parlato dei tempi lunghissimi dal momento in cui si decide di fare un'opera alla realizzazione, si parla di oltre 15 anni. La Pontremolese credo che abbia battuto da questo punto di vista tutti i record. Un lumicino si vede, si intravede grazie al lavoro che l'onorevole negli anni scorsi ha fatto in Parlamento e sul quale tutti noi siamo sempre impegnati a fare. In Regione stiamo lavorando anche al tema, cioè è partita una richiesta sul tema delle zone logistiche semplificate, il retroporto di Spezia. Quindi credo davvero che ci voglia l'impegno di tutti, di tutta questa squadra e credo che mai come stavolta però ci sia un intento comune. Le varie istituzioni si stanno rendendo conto che bisogna velocizzare questo percorso e che averlo fatto o avere purtroppo dei piccoli tronconi avviati invece che accelerare forse ha rallentato il tutto e quindi è per questo che serve davvero un impegno più forte forse per portare a casa questo risultato, un risultato che
parte dalla ferrovia, ma poi può arrivare alla ciclabile per la quale la provincia dall'anno scorso ha incaricato uno studio di fattibilità di massima, perché questo vuol dire il turismo del nostro territorio, ma parliamo delle stazioni abbandonate che i comuni, e mi scuso, probabilmente qualcuno anche prima di me lo ha detto, i comuni sono disponibili a disposizione per creare anche lì dei punti importanti di turismo, ma non solo di turismo, e quindi c'è bisogno anche della progettualità che i vari comuni sicuramente hanno. È ovvio che oggi non siamo in un posto, credo a caso, Fornovo sia da questo punto di vista importantissimo. Da qualche mese abbiamo iniziato anche un percorso comune, tutti i vari amministratori di questo territorio, dai sindaci, consiglieri regionali, consiglieri provinciali, presidente della provincia, per far percepire che c'è davvero la volontà di un gruppo di andare avanti e di aiutare anche i vari interlocutori che magari per il singolo progetto, per il singolo problema vanno in difficoltà. Mi spiego meglio. Noi in tutti questi anni per ogni cosa vediamo i comitati dei no o i comitati del no. Io credo che la pubblica amministrazione, rispetto a un progetto, rispetto a un obiettivo, e la Pontremolese lo è, debba fare massa critica comune per difendere e per lavorare insieme, in ogni caso saltino fuori questi problemi. Dico questo perché so che su Fornovo sicuramente un problema c'è stato, c'è e ci sarà, ma dobbiamo davvero tutti insieme cercare di sciogliere questo nodo, perché credo che da qui passi davvero, sperando che la Parma Vico Fertile acceleri, sperando che si trovino anche gli altri finanziamenti, però fin tanto che non abbiamo trovato e non troviamo il progetto definitivo per Fornovo, sarà complicato vedere la luce nella realizzazione della Pontremolese. Ieri mattina la classe quinta della scuola primaria di Sant'Andrea di Medesano ha organizzato un torneo di briscola presso l'oratorio della frazione termale, messo a disposizione da Don Enzo. I giovani studenti e studentesse hanno sfidato i nonni e le nonne del paese, imparando nel mentre questo gioco che non tutti conoscevano. Ad accompagnare gli studenti erano presenti la maestra Maria del Libano e il maestro Gaetano Matina. E insieme a Michele Folli facciamo un approfondimento sulla festa dedicata alle mamme, la cui ricorrenza cade domani, domenica 14 maggio. Buonasera a tutti. La festa della mamma è una ricorrenza antica, diffusa in molti paesi del mondo. In Italia si festeggia la seconda domenica di maggio. La mamma è sempre la mamma, è il punto di origine e di riferimento delle nostre vite, figura fondamentale per ciascuno di noi. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dei, per i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. Auguri a tutte le madri del mondo, io vi auguro una buona serata, Michele Folli, Vertici Parmense. Il 5 aprile scorso a Borgotaro era arrivata una troupe di Rai 2 per intervistare Francesco Biacchi e Andrea Costella nel merito del progetto di turismo sostenibile GeoTicket per la rubrica Tutto il bello che c'è. In seguito la troupe aveva registrato anche un secondo servizio, sempre dedicato a Borgotaro, questa volta per la rubrica Si viaggiare, dedicata al turismo nazionale e internazionale. Si era parlato di cucina locale, con lo chef Alessandro Del Nevo e il gelatiere Paolo Cappella, ma anche del borgo nel suo complesso e dei suoi funghi porcini. Il servizio della rubrica in questione è finalmente andato in onda ieri, venerdì 12 maggio, intorno alle ore 13.30, sul TG2. E domani, 14 maggio, si svolgerà una camminata non competitiva con partenza dalle ore 14.30 dal piazzale della Pieve di Fornovo, con street food finale all'oratorio di Ricco. Per avere il kit, composto da t-shirt, zainetto e altro, bisogna recarsi sul sito di Strawoman, oppure richiederlo all'ufficio turistico di Fornovo al numero 346-953-6300, indicando la propria taglia.
E l'associazione Onlus, Insieme per Vivere, tra oggi e domani, in occasione della festa della mamma, dà la possibilità ai cittadini di acquistare i fiori a Zalè presso le bancarelle allestite a Borgotaro, Bedonia, Tarsogno, Albareto e Boschetto. L'intero ricavato della vendita verrà destinato all'acquisto di strumenti per la diagnosi precoce dei tumori, che verranno donati all'ospedale di Borgotaro. E a Varano de Melegari, presso il castello Pallavicino, intervistiamo Giovanni Ferrari della cooperativa Valceno, il quale ci racconta dei prodotti di punta della loro associazione, come quelli a base di farina di grano a basso contenuto di glutine. Buongiorno a tutti, ci troviamo presso il castello Pallavicino a Varano de Melegari in compagnia di Ferrari Giovanni, il quale adesso ci parlerà di prodotti particolari tipici della Valceno, vero Giovanni? Allora, cooperativa Valceno, questi sono insomma alcuni prodotti di questa cooperativa. Ci racconti magari un po' in generale di questa cooperativa e i prodotti di punta, cosa producete? Buongiorno a tutti. Sono prodotti che sono partiti da un'idea di Giuseppe Restiani verso una dei prodotti di più salubri che abbiano un qual è il loro ingrediente fondamentale e la caratteristica? Beh, sono ricchi di proteine e hanno poco glutine. Che viene poi digerito dalla lievitazione, quindi si riduce praticamente a quasi nulla. Sono partendo dalla farina di farro di monococco, che è il più è quello che. Cos'è il monococco, Giovanni? È una caratteristica della spiga del grano. No, erano i primi, è proprio il primo grano, cioè il primo grano addomesticato. Si parte dal grano selvatico. Il monococco è stato il primo grano addomesticato. Poi è arrivato il di cocco, che ha altre caratteristiche, è arrivato 3.000 anni dopo. È arrivato e ha delle piccole, cioè assomiglia un po' più al grano moderno. Capisco. Il grano moderno però ha meno proteine, ma molto più glutine. È molto più facile da lavorare per quanto riguarda la lievitazione, ma porta poi dei problemi alla salute, perché il glutine, essendo è uno zucchero, che porta poi, è una proteina però che dà problemi all'intestino, alla digestione. Ecco perché mi parlavi di un'alta digeribilità di questo prodotto. Un'alta digeribilità del prodotto, sì. Quindi siamo partiti un po' con quelle farine di tipo la 0, la 1, la 2, l'integrale, e poi abbiamo fatto le paste che sono molto buone. Vedo anche altri cereali. Abbiamo i ceci e le lenticchie, sono molto buoni da fare le minestre, le torte. Sono farine che si adattano un po' a tutti gli usi. Benissimo, allora Giovanni, noi ti ringraziamo molto di averci mostrato questi prodotti della nostra zona e ti auguriamo quindi un buon lavoro. Grazie mille e buon gusto a tutti. Grazie. Domani ricordo che andrà in diretta la messa della domenica della Basilica di San Marco a Bedonia dalle ore 10. Inoltre, nel TG speciale di domani, domenica 14 maggio, dalle ore 19.30, sempre sul canale 89, sarà trasmesso integralmente il convegno sulla Pontremolese organizzato dalla CGIL, che si è svolto lunedì scorso a Fornovo, con la partecipazione dell'onorevole Andrea Orlando. E termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale, perché dopo la pubblicità andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Parleremo ad esempio di calcio e di basket, e di un evento culturale dedicato alla poesia svoltosi a Fontevivo. Prima di chiudere, ricordo che RTA Videotaro è in cerca di sostenitori nella Bassa Parmense. Se siete quindi titolari di un'azienda, un negozio, o liberi professionisti che operano da quelle parti e siete interessati a supportarci, vi invito a contattarmi al numero 346-592-4857 o alla mail in sovrimpressione. Detto questo, ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità. Un negozio Lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere Lube.
Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Per questo, in Italia la cucina si chiama Lube. Le nuove cucine Lube 2023 le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. Prezzi super bassi da Baudassi a Borgo Valditara. Un esempio, tagliaerba a motore Husqvarna trazionato euro 399. Pittura traspirante bianca 14 litri a euro 23,50. Tostapane Johnson elettrico ad euro 29,90. Set 4 padella a induzione 49,90. Ditelo anche voi, ditelo in giro. Prezzi bassi da Baudassi. Mora Noleggi a Forno Votaro, attrezzature da giardino, movimento terra e scavatori e tanto altro. Mora Noleggi a Forno. Ristorante pizzeria Il Lido, specialità pizza alta al trancio super farcita e la pizza scrocchiarella con impasto alla romana, il vero sapore della pizza in teglia, croccante al punto giusto, oltre ad una semplice e ottima cucina casalinga con piatti tipici emiliani e di stagione. Ci trovate a Varano de Melegari, strada provinciale 19, frazione Boschi di Viazzano, ad un chilometro uscita Fornovo a 15. La mia osteria è il luogo giusto per una serata in compagnia. A San Martino Sinzano di Collecchio. Gruppo Opimitti, oltre 60 anni di attività al servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Opimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Opimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da Tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. AB Global Service a Madregolo di Collecchio. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. Savio, disbrigo pratiche, sale del commiato, reperibilità 24 ore su 24. Savio, a Varano Melegari e Varsi. Elettromeccanica Valfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, canti maiore. La musica viva con noi. Vuoi pubblicizzare la tua attività sul canale televisivo e sul web? Chiama Giorgio al 349-8844-132 oppure Giovanni al 389-5970-243. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il telegiornale dedicato ad arte, sport, cultura e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere il programma di Arete Avido Taro per questa serata. Dopo il telegiornale ci sarà il programma L'Alpino. Alle 21 la terza pagina. Alle 22.30 la replica del presente TG. Alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte, in chiusura della serata, Rivediamoli. E adesso proseguiamo con le notizie.
Domenica scorsa, 7 maggio, a Fontevivo si è tenuto l'evento culturale Poeti di Parma nel Chiostro, in cui diversi poeti del parmense hanno avuto uno spazio di lettura ad alta voce dei propri componimenti nella cornice del cortile dell'ex collegio di Fontevivo. Domenica 7 maggio è stata giornata di cultura a Fontevivo, poiché all'interno del porticato del ristorante I 12 Monaci, ex monastero riconvertito, si è tenuto un evento dedicato alla poesia, intitolato Poeti di Parma nel Chiostro. A partecipare sono stati autori del calibro di Alberto Manzoli, Alma Saporito, Emanuela Rizzo, Luca Ariano e Paola Zanardi, tutti poeti del parmense con diverse pubblicazioni alle spalle, che hanno raggiunto tanto l'ambito nazionale quanto quello internazionale. Nel corso della serata, partita dalle ore 18 e durata per circa un'ora e mezza, i poeti hanno declamato propri componimenti sui temi più svariati, intrattenendo il pubblico fontevivese radunatosi all'interno del chiostro con lavori dai toni spesso spiccatamente sociali, ma non solo. Ricordi ancora la chiesa del quartiere Marzotto, il cinema chiuso, la centrale Enel e l'acquedotto? Ad agosto era gremita, tutto il paese sotto una navata postmoderna. Chissà perché ripensi al funerale di Berlinguer, quei gesti, ancora un valore. Si ricordavano delle bombe, fame, alluvioni, cortei, una vana festa l'8 settembre. Dove sono andati con la Fiat 250? Non contano più nulla le azioni, memorie sbiadite, e li vedi perduti nel passo da Dio. Responsabile dell'incontro è stata Maria Vittoria Rusca, giovane consigliera comunale delegata alle attività culturali, e l'evento è stato parte del Festival Libera Voce 2023, la festa della lettura ad alta voce. Nel ruolo di presentatore si è calato Alberto Padovani, bibliotecario della Biblioteca Comunale di Fontevivo Vanda Negri, che ha egli stesso preso ruolo attivo alla serata con delle esibizioni di celebri poesie in forma cantata e suonata. San Lorenzo, lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla, arde cade perché si gran pianto, nel concavo cielo sfavilla, ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo, e il suo nido nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, lontano. E il suo nido nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Nella serata di domenica 14 maggio, al Palaraschi, le ragazze della squadra femminile di basket Roby Profumi affronteranno una sfida per loro decisiva. Domenica prossima, 14 di maggio, andrà alle ore 17 al Palaraschi, vi sarà la gara più importante dell'anno per la Roby Profumi, la squadra di Serie B femminile, che disputa quindi in questo campionato importante. Le ragazze della Roby Profumi ospiteranno al Palaraschi il Parma Basket Project dell'ex allenatore bianco-blu Maurizio Scanzani. Le ragazze di Allodi hanno un solo risultato a disposizione, ovvero la vittoria per continuare a sperare nella salvezza. In caso di 2 punti la Roby arriverebbe a quota 10 punti in classifica e potrebbe staccare Finale Emilia attualmente appaiata con la Roby a 8 punti. In caso di contemporanea sconfitta quest'ultima contro la Magic Rosa di Parma. In questo momento, in attesa di una decisione sulla gara 2 del 2 aprile tra Finale Emilia e BLS San Lazzaro, non disputata per il mancato arrivo delle due squadre, anche Fidenza e la stessa Magic Rosa sarebbero ancora interessate dalla lotta a salvezza. Proprio quest'ultima sarà opposta in casa a Finale Emilia e tutti gli sportivi valtarese fanno il tifo per le Ducali affinché possano imporsi sulle modenesi. La Roby Profumi dovrebbe essere al completo, anche se alcune atlete non sono al meglio, ma questa gara non ammette errori e pertanto ci si attende la gara della vita da parte delle nostre beniamine. Quindi per supportare le ragazze della Roby Profumi si invitano tutti gli sportivi, gli appassionati, e i supporter, i simpatizzanti della Roby a tifare con loro come mai al Palaraschi domenica prossima alle 17.30, se non erro, sì, 17.30. Adesso Emanuele Berni ci parla del calcio con quanto c'è in previsione per il fine settimana. Tutto in 90 minuti. Valtarese e Real Sala Baganza coronano un campionato di altissimo livello in prima categoria con lo scontro diretto in programma domani
presso il centro sportivo Il Noce di Noceto. Il fischio d'inizio dello spareggio è previsto per le 16:30. 30 partite di campionato non sono state sufficienti a stabilire chi sia la migliore tra Valtarese e Real Salabaganza, che hanno concluso il campionato a pari merito a 57 punti. Pesa tantissimo sul risultato finale il rigore sbagliato da Martini nella penultima partita. In caso di vittoria in quell'occasione, infatti, staremmo già parlando forse di una Valtarese campione. Invece sarà necessaria un'ulteriore partita per decidere chi salirà direttamente in promozione. La squadra di Setti ha dunque la possibilità di riscrivere la storia. In caso di pareggio nei 90 minuti si andrà ai supplementari. Qualora la parità dovesse perdurare, bisognerà affidarsi alla lotteria dei calci di rigore. Ma nulla sarà perduto nemmeno dopo domani. Anche in caso di sconfitta ci sarà per una delle due squadre la possibilità di proseguire il mini torneo dei play-off affrontando la vincente tra Unione Calcio Casalese e Povigliese. Ma anche un'altra squadra della Valtaro sarà impegnata in una partita da dentro o fuori sempre domani alle 16:30 e si tratta del Terre Alte Berceto. La squadra di Mister Sipone si gioca i play-out contro il Ghiare per non retrocedere e rimanere in prima categoria anche la prossima stagione. Prima di chiudere, ricordo che domani andrà in diretta la messa della domenica del seminario vescovile di Bedonia alle ore 10. Inoltre, nel TG speciale di domani, domenica 14 maggio, dalle ore 19:30, sempre sul canale 89, sarà trasmesso integralmente il convegno sulla Pontremolese organizzato dalla CGIL, che si è svolto lunedì scorso a Fornovo, con la partecipazione dell'onorevole Andrea Orlando. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguirci anche su Facebook, alle pagine di TG Parmense e di RTA Videotaro, e sui nostri canali YouTube. Per guardare in diretta il telegiornale, vi ricordo di sintonizzarvi ogni sera alle ore 19 sul canale 89, oppure in diretta streaming sul nostro profilo di Twitch. Vi ringrazio per averci seguito, qui Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata.